Ciao a tutti, sono Erika, un'educatrice della scuola primaria e della scuola media. Oggi vorrei raccontarvi una storia che si intitola Prova a dire abracadabra. Oggi alla scuola degli uccellini è il giorno del primo volo. Partono dal ramo di un albero, aprono le ali e via! Che bello volare! Il primo è Merlo, si lancia e grida: Yuhu, che bello! Poi viene Pettirosso: Yuhu, che bello! Poi tocca a Passerotto: Yuhu, che bello! Poi a Canarino, Rondinella e Colibrì: Yuhu, che bello volare! Solo Piccolo Gufo se ne sta fermo sul ramo con le ali chiuse. Piccolo Gufo ha troppa paura di cadere. Dai, vola con noi, lo incoraggia la maestra Colomba. No, non sono capace. Ma se non provi, non ce la farai mai. Non voglio, non voglio, non voglio. Va bene, dice la maestra. Allora resta qui. Durante la sua passeggiata, Tartaruga passa sotto l'albero e vede Piccolo Gufo, appollaiato sul ramo con gli occhietti tristi. Ciao Piccolo Gufo, perché te ne stai lì fermo invece di andare a volare con gli altri uccellini? Perché ho troppa paura di cadere. Ma che, con un po' di esercizio vedrai che ce la farai anche tu. No, no e no, non ce la farò mai. Allora Tartaruga si mette a pensare. Io conosco un metodo infallibile, dice alla fine. Prova a dire abracadabra. E perché? Perché è una parola super magica. Mentre apri le ali, dilla e vedrai che riuscirai a volare senza cadere. Sicura? Sicura, sicurissima. Piccolo Gufo apre le ali e dice: Abicidabra! E patapunfete! Cade per terra. Ai ai ai! Ah, si lamenta Piccolo Gufo. Hai visto la tua parola magica? Non funziona. È perché non l'hai detta giusta. Devi dire abracadabra. Dai, riprova! In quel momento arriva Topo. Che succede? Chiede. Piccolo Gufo ha paura di volare, spiega Tartaruga. Ma no, basta dire abracadabra, è una parola super magica. Piccolo Gufo scuote la testa. Non funziona. L'ho appena detta, eppure sono caduto lo stesso. Ma devi dirla giusta, insiste la tartaruga. Piccolo Gufo risale sull'albero e ci riprova. Chiude gli occhi, si lancia e dice abracadabra! Vola un pochino, un po' di qua, un po' di là e patapunfete! Ai ai ai! Eppure stavolta l'avevo detta giusta! Sì, però tenevi gli occhi chiusi. Se tieni gli occhi chiusi, la parola magica non funziona. Riprova tenendo gli occhi bene aperti. Piccolo Gufo risale di nuovo sul ramo. Apre bene bene gli occhi più che può, sbatte le ali e dice: Abracadabra! Si alza un po' di più, ancora un po' e patapunfete di nuovo. Ai ai ai! Piange disperato. Intanto è arrivato Riccio. Ma che succede? Chiede. Piccolo Gufo non riesce a volare, rispondono Topo e Tartaruga. Ah, ma basta dire abracadabra, volerà di sicuro, risponde Riccio. L'ho già detto tante, tante volte, eppure guarda, sono sempre caduto. Ma forse l'hai detto troppo piano. Devi dirlo con tutto il fiato che hai in gola. Piccolo Gufo risale sul ramo. Si concentra,
Apre bene bene gli occhi, sbatte le ali, prende un respiro profondo. Abracadabra! Dice con tutto il fiato che ha in corpo. Stavolta piccolo gufo vola, vola e vola. Yuh, i suoi amici lo applaudono. Bravo! Ora va dove ti porta il vento. Ciao amici, dice lui dall'alto, e grazie dei consigli. Il vento lo porta fin sopra lo stagno. Là c'è la scuola dei ranocchi. Oggi per i ranocchi è un giorno molto importante. È la prima volta che devono uscire dallo stagno facendo un grande salto fino alla riva. Prova il primo ranocchio e hop, salta fuori. Poi il secondo e hop, salta fuori. Poi il terzo, hop, salta fuori. Il quarto, il quinto e il sesto. Alla fine, tutti i ranocchi sono arrivati alla riva. Solo uno è rimasto in mezzo allo stagno. È triste e non si decide a fare il grande salto. Ehi tu, ranocchio, perché non vai con i tuoi compagni? Gli grida dall'alto il piccolo gufo. Perché io non so saltare, ho troppa paura di farmi male. Ma no, dice piccolo gufo. Prova a dire abracadabra, è una parola super magica che ti farà fare un grandissimo salto. Però ti avverto, non funziona subito subito. Devi provare, provare e provare, senza scoraggiarti. Come ho fatto io. Sei sicuro? Sicuro, sicurissimo. E così il ranocchio prova, ma cade in acqua. Poi riprova, ma si attacca a un ramo per la paura. Prova e cade su una foglia. Prova e cade sopra un fiore. E dopo aver provato e riprovato, senza scoraggiarsi, tocca la riva. Così anche il ranocchio riesce a fare il grande salto.